Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti a una nuova edizione del TG Internews. Mentre il gruppo di Inzaghi riflette sugli errori commessi lo scorso lunedì e si proietta alla sfida di sabato contro l'Udinese, la primavera di Chivu esulta per una vittoria importante. Il protagonista del match, Francesco Pio Esposito, si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni. A due giorni dal pareggio con la Sampdoria, in casa Inter si continua a ragionare su questo andamento altalenante che non può convincere. L'obiettivo dichiarato da Giuseppe Marotta è la qualificazione in Champions League e quindi non è concesso lasciare punti preziosi per strada, rischiando di pregiudicare quanto richiesto dalla dirigenza. È previsto un incontro tra Inzaghi e i vertici del club, provando a fare il punto su quello che non ha funzionato al Marassi. Ma ciò che preme di più la dirigenza nerazzurra è confrontarsi con due dei protagonisti della sfida di lunedì. Nicolò Barella e Romelu Lukaku hanno richiamato l'attenzione, ma non per meriti, quanto più per comportamenti non graditi. Reazioni e discussioni come quelle viste in occasione del match contro la Sampdoria possono danneggiare l'immagine del club. Ci sarà quindi un incontro tra dirigenza e giocatori per parlare della questione e far sì che episodi del genere non si ripetano di nuovo. L'Inter tornerà in campo sabato alle 20:45 contro l'Udinese. A San Siro il tecnico nerazzurro si augura di riavere la fascia sinistra a pieno regime, dopo i problemi accusati da Gosens e Di Marco. La sfida contro i bianconeri potrebbe essere un'occasione per rivedere Marcelo Brozovic dal primo minuto. L'arbitro designato per la sfida valida per la 23ª giornata è Federico Dionisi. Mercoledì vincente per la primavera di Chivu, che conquista 3 punti importanti in casa del Cagliari. Dopo un'iniziale rimonta dei rossoblù, la risolve Francesco Pio Esposito, che con una tripletta regala la vittoria per 2-3 ai nerazzurri, che ora salgono a 25 punti in 11ª posizione in classifica. Il protagonista del match ha raccontato le sue emozioni in esclusiva ai microfoni di Internews.it, dichiarando che il gol del 2-3 è stato bellissimo. «Ho visto che c'era la possibilità di calciare, ho guardato la porta e ho tirato con tutta la mia potenza», ha detto il classe 2005, che si è detto molto contento. Per qualsiasi altra novità sul mondo Inter non perdetevi i prossimi appuntamenti con il nostro TG. Continuate a seguirci sul sito, scaricate gratuitamente la nostra app e iscrivetevi al canale YouTube. Io vi do appuntamento a domani con una nuova edizione del TG Internews. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.